Roberto Fucinia riparte l'avventura della Carige Pallavolo Genova, una Serie A2 conquistata lo scorso anno con una cavalcata vincente, gustata con una stagione pazzesca fino ai playoff, alla semifinale dei playoff. E adesso da dove si riparte? Si riparte da lì? Si riparte da zero. Ripartiamo dalla prima partita, domenica giochiamo a Santa Croce. Le aspirazioni sono di arrivare certamente ai playoff, mentre l'anno scorso l'aspirazione era quella di avere una tranquilla salvezza. Adesso l'aspirazione è quella di entrare nei playoff e poi di giocarcela. Giocarcela magari con qualche possibilità in più anche rispetto all'anno scorso. E poi vedremo i risultati del campo. La squadra è forte, secondo me Augusto Bruschettini ha messo insieme un gruppo di ragazzi seri che stanno lavorando bene, bisogna amalgamarli perché abbiamo 7-8 giocatori nuovi e quindi le difficoltà dei cambiamenti ci sono, si vedono, infatti nelle amichevoli abbiamo leggermente faticato, però insomma il problema è tra 1-2 mesi entrare in forma e cominciare a giocare veramente. Vi siete trovati davanti a un bivio, confermare un gruppo che ha dato dimostrazione di compattezza, di grande unità, oppure innovare e aumentare ancora il livello della qualità come avete fatto con giocatori di livello internazionale. Però poi il segreto è affidare le chiavi a Del Federico e chiedergli di ritrovare quella compattezza che l'anno scorso è stata la vostra arma in più. Sì, noi ci siamo incontrati l'altra sera e la difficoltà è proprio quella di trovare il gruppo, però credo che lo staff tecnico è rimasto lo stesso e questo è un fatto molto importante perché sa come lavorare, i giocatori che sono rimasti conoscono le caratteristiche sia dell'allenatore e l'allenatore conosce le loro e la qualità è certamente aumentata. La qualità è certamente aumentata e le caratteristiche dei giocatori sono caratteristiche di giocatori che hanno vinto, portano esperienza. La squadra non è giovanissima, però io ho fatto una battuta con Guido Molinaroli della Copra e gli ho detto: ma ti sei un po' invecchiato, hai preso papi, e lui mi ha detto: per l'equilibrio e per vincere ci vogliono le persone che sanno dare equilibrio e sanno vincere, con l'esperienza si ottiene questo. C'è un sogno nel cassetto o è meglio non rivelarlo? Ma guarda, il sogno è un sogno che abbiamo da 30 anni, perché quando si inizia si dice chissà lassù, quando si andava a vedere le altre squadre, le altre partite. Il sogno c'è, bisogna vedere, questo è un momento di crisi del paese, quindi dovremo fare i conti con la crisi del paese, con le difficoltà. Se riusciremo a superare questa crisi, secondo me faremo bene, anche perché al nostro sogno si deve affiancare quello del palazzetto, perché io credo che non potremmo resistere a lungo senza palazzetto, dove avere una casa a cui devono fare riferimento i dirigenti, i giocatori, il settore giovanile e anche le altre società. In questo senso il Comune, l'assessore allo sport Stefano Anzalone, con cui avete in questi anni stretto un rapporto importante, vi stanno dando qualche speranza? Ci sono novità? Ma guarda, noi abbiamo ringraziato Anzalone per quello che ha fatto l'anno scorso, perché noi non sapevamo dove andare a giocare e ci ha trovato una casa dove siamo stati bene, dove nei playoff avevamo 1.000-1.200 persone, ne sarebbero potute entrare anche di più. Adesso stiamo valutando, ci sono una serie di ipotesi. Credo che siano ipotesi concrete, io spero che poi le istituzioni nel loro complesso, senza lotte intestine tra opposizioni e partiti di governo, se si viaggia tutti nella stessa direzione potremmo fare qualcosa di buono non solo per la pallavolo nostra ma anche per la città, per Genova.